Ciao a tutti! Oggi video motivazionale per stirare insieme. Amo questa tipologia di video, veramente è una tipologia di video che li trovo molto utili e hanno quasi, non so, una cosa ancestrale dietro. Non lo so, non riesco a spiegarlo. Fatto sta che le mie ricerche su internet molto spesso si indirizzano proprio a questa tipologia di video. Quindi oggi voglio stirare insieme a voi. Ho parecchio bucato da stirare perché ovviamente noi siamo in 5 e quindi facendo in media un paio di lavatrici al giorno / 3, capite bene che se stiro ogni tanto, insomma, ce n'è parecchio da stirare, però voglio lasciarvi qualche consiglio per fare meno fatica a stirare o addirittura per non stirare proprio. Il primo consiglio che voglio lasciarvi è quello di ritirare subito, e dico subito, quindi quando il bucato ancora è caldo, appena lo blò si è aperto, ritirare subito il bucato e metterlo a stendere. Questo farà sì che, non lasciando troppo tempo il bucato dentro il cestello, le pieghe non si formeranno, perché comunque tenendolo tanto tempo dentro il cestello, perché magari la lavatrice ha finito e noi in quel momento non siamo in casa, questo porterà veramente una fatica maggiore quando noi andremo a stirare. Un altro consiglio che voglio lasciarvi è quello di non utilizzare una centrifuga troppo alta. È vero che in questo periodo, che comunque è freddo e quindi il sole ce n'è poco, un bucato, se noi lo stendiamo o in casa o comunque fuori, ci vuole tanto tempo per asciugarsi. Però è anche vero che una centrifuga ad alti giri fa sì che se noi, come dicevo prima, abbiamo la cattiva abitudine di non stendere subito, porterà il capo stesso ad avere veramente più pieghe di quelle. Quindi stavo dicendo che se noi utilizziamo una centrifuga troppo alta e abbiamo la cattiva abitudine di non stendere subito, questo ci porterà ad avere dei problemi poi quando sarà ora di stirare. Quindi o noi utilizziamo dei giri bassi, quindi 400 giri, 600 giri, e poi comunque cerchiamo di stendere il prima possibile, oppure se vogliamo un'asciugatura un po' più veloce e non abbiamo l'asciugatrice, cerchiamo veramente di stendere il prima possibile. Un altro consiglio che voglio lasciarvi è quello di non utilizzare le mollette, oppure di utilizzarle veramente poco, perché lasciano dei segni che io personalmente non sopporto. Infatti di solito, anche quando mi è capitato di stendere fuori prima che avessi la lavanderia, cercavo di stendere in giornate dove non ci fosse tanto vento per non utilizzare le mollette, e qualche volta è capitato che qualche tovagliolo, qualche canottiera l'ho ritrovata nel giardino. Però stavo dicendo che se noi utilizziamo le mollette e le utilizziamo male, questo farà sì che quando noi andremo a stirare dovremo fare molta più fatica a togliere questi fastidiosi segni che si formano grazie a queste mollette. Quindi se proprio dobbiamo utilizzarle, perché comunque stendiamo all'aperto, è una giornata di vento e non vogliamo che i nostri capi se ne vadano in giro per la città, se proprio dobbiamo stendere con le mollette, cerchiamo di mettere queste mollette in punti strategici. Quindi per quanto riguarda maglie, t-shirt, golfini, roba varia, mettere sotto la cucitura delle ascelle. Per quanto riguarda i pantaloni, cercare di stendere il pantalone alla rovescia e mettere, diciamo, nel fascione della cintura interna, mettere le mollette. Un altro consiglio che mi viene in mente ora è quello di utilizzare mollette di legno, perché le mollette di legno, a dispetto di quelle di plastica, lasciano molto meno segni. Quindi se proprio le dovete utilizzare, utilizzate quelle di legno. Bene, io ora vi lascio al video, e lei intanto si è addormentata, quasi, si è un po' annoiata, eh? E a me non me ne frega niente di stirare, a me non me ne frega.
Invece purtroppo bisogna farlo. Quindi io ragazzi vi lascio al video, lasciatemi un commento e mettete un pollice in su. Mi raccomando, iscrivetevi a questo canale e ringrazio tutti i nuovi iscritti perché ovviamente piano piano continuiamo a salire. Grazie di essermi insomma sempre vicini. Vi ricordo di attivare la campanellina per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo alla prossima volta. Ciao ciao!
Thank you.
sei pasticcio sul mondo, se vai da me ti obbligherò a cambiare, vedo il demonio delle tue abitudini. Si scarica il letto del demonio su di me, come mai, gloria e poi scompari. Avevi mai una sporca bugia, volevi il corpo e non la mente via. Anche il coraggio ti può dire di no, di un'abitudine no, un'abitudine no. Le incombenze di casa che molto spesso diventano noiose. Non so se qualcuna di voi ha fatto questa esperienza, però a me spesso ciao a tutti, voglio in questo video farvi vedere come stiro questa tipologia di video. Ma perché? Facciamo una pausa. Ma, oh, c'è la cioccolata, mica puoi mangiarlo questo, eh? Lo vuoi? Ti lecchi i baffi? No, non potete mangiare voi, c'è la cioccolata. Ma è velenosa la cioccolata per voi. I cani non possono mangiare la cioccolata. Non si può mangiare. Non si può. Oh, voi. Voi siete golosoni. No, Gilda. Ce la faremo? A farlo? Questa volta? Ci ho fatto 20.000 prove. Ma cosa mangi? Ah, ho paura. Vediamo se con un po' di cioccolata. Proviamo. Allora, ciao a tutti. Oggi video motivazionale per stirare insieme. Questa tipologia di video io li amo. Molto spesso mi sto affogando. Oggi vi mostrerò ovviamente il bucato ritirato dallo stendino, anche se il mio desiderio è quello che sto dicendo? Gilda, aiutami tu. Tu l'introduzione. La vuoi far tu? La vuoi far tu l'introduzione? La vuoi provare a farla te? Eh? Ci siamo un po' inciccioliti qui, eh? Perché sei troppo pigro una. Non cammini, non hai voglia. Non mi sta bene. Amore. Non ce la farò mai oggi. Poi devo fare tutto il video. No, non ce la faccio. Tutti i peli. Qui i promemoria di 34 giorni fa. Ma guarda te, tutti adesso. Non stando il bucato per troppo tempo ammassato dentro il cestelle. Il cestelle. Perdonino, ma sei cuccicionissima. Cuccicionissima. Cerchiamo di stendere queste mollette e. Sì, stendiamo le mollette, va bene. Vai, Deborah, ci sei. Quando viene sera, sta colorando, mamma mia, potrebbe essere, chi spera, nel mio cuore, mamma mia, che per sospirare, ci sta bene. Ma guardate i pruriti, ma mi viene tutto. Basta, adesso andiamo, eh? Come viene, viene. Oggi vorrei fare. Faccio un video, fate. Ho fatto vedere, guarda. Ma a te ti metto, eh! Ti metto in velocità, ma ti metto! Vabbè, riprovo. Devi passare da qua. Sì, guarda, per un attimo il passo, io potrei passo a conoscere.
Mamma mia, che famiglia di matti. Vabbè, me l'ha venuta anche bene stavolta. Ero partita in quarta. Vabbè, quel fatto un tasso, metti il regalo della mia taglia in pace. Metto una sagoma. Ah, vedi, ti metterò uno smile sulla faccia. Mamma mia, mi strozzo oggi. Insomma, questo l'avevo già registrato, però mi dici bevo e passo. O bevo e parlo. Ho capito, però mi hai detto bevo e passo, cioè che cosa bevo? Bevo, finisco, passo. Capito, ma qui sto facendo i video. Siete un po' ciccioni, vi devo tenere tutti e due, capite che volete stare in braccio. Ok, andiamo? Proviamo? Ciao a tutti! Provare a girare quando c'è gente in casa è un dilemma. Proviamo. Vabbè, niente, ok. Sì, certo, perché poi sono pezzi che mi servono, comunque va bene. Ovviamente lo tolgo. Vabbè. Ciao a tutti, oggi vorrei... No, ma perché oggi vorrei? Com'è che posso iniziare, Gordy? Mi si ha fatto, che ti ha fatto? Oh, vabbè, ripartiamo. Golia. Oggi è giornata di stiro. No, non mi piace. Sono... Ciao a tutti. Oggi video motivazionale per stirare insieme il bucato. Adesso viene, arriva qualcun altro, quindi tanto passa qualcuno. Devi passare qua? Vabbè. Devi fare rumore? Ah, ma si sente che scartocci? Senti?